Ma buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bene, bene, Blue Sky rinuncia, Blue Sky rinuncia a far causa, a far casino e si ritira, quindi cosa sistemata, magicamente Blue Sky si ritira e non vuole fare più niente contro la vendita della società, così. Col dente avvelenato per mesi e mesi, improvvisamente si ritira. Chissà come mai si ritira. Io qualche idea ce l'ho, giusta qualche idea, qualche accordo sotto magari ha fatto in modo che Blue Sky sono a posto così, non mi serve più nulla, sono a posto così. E quindi vabbè, la situazione è sistemata, a parte gli scherzi. Quindi una posizione che ci lascia tranquilli, almeno non abbiamo problemi di bufere, polemiche, eccessivo, di questo non possono più parlare. E siamo a posto così, come diceva qualcuno qualche tempo fa, siamo a posto così. Domani c'è la partita importante da non sottovalutare, che ci preoccupa, mi preoccupa un pochino comunque, perché io non sottovaluto nessuna squadra in Champions League, sono tutte forti e tutte temibili. La stessa Dinamo ha vinto contro il Chelsea, poi potete dire quello che volete, ma il Chelsea non era il Chelsea, intanto ha perso 1-0. Che sia Chelsea o non, non erano loro, li ha sempre battuti 1-0. Quindi per me è una squadra, a parte l'aver battuto il Chelsea, comunque temibili, perché tutti in Champions vogliono sempre dirla loro e sempre mettersi in mostra, perché sanno benissimo che hanno milioni di occhi attaccati addosso che li guardano. E anche per una questione meramente personale di un giocatore che si vuole mettere in mostra magari in una squadra minore, per riuscire poi eventualmente in un prossimo futuro a strappare un contratto in una liga maggiore, in una squadra più importante. Detto ciò, perché Bennacer non rinnova? Perché Bennacer non rinnova o non prolunga il contratto? Perché non lo sta facendo? Tutti si fanno questa domanda. Leao ormai abbiamo smesso di farcela, aspettiamo solo una sentenza definitiva, che qualcuno si decida prima o poi. Abbiamo smesso di farcela perché soprattutto sappiamo che vuole 7 milioni, poi addirittura i 19 milioni vuole che li paghi il Milan, eccetera eccetera, là. Vabbè, non so come andrà a finire, però intanto Leao l'abbiamo accantonata, non tanto perché comunque io personalmente seguo, cerco sempre notizie sulla vicenda. Però perché Bennacer non rinnova? Perché non rinnova? Semplice, perché non può usufruire del decreto crescita Bennacer. E quindi per il Milan è un problema rinnovare a determinate cifre. Quindi è un problema che il Milan si pone e sta cercando una soluzione, perché ovviamente vorrebbe rinnovare l'algerino, ci tiene il Milan, però sta cercando il modo. Il Milan, sapete che ha le lungaggini in questa situazione, il Milan cerca il modo per farlo, proprio perché il costo del diciamo dell'ingaggio al giocatore lievita molto di più in rapporto rispetto agli altri, e quindi cerca il modo. Mistero svelato il motivo, si sta cercando una soluzione in questo senso e speriamo che la trovino prima possibile, perché comunque è un giocatore che vale la pena mantenere, è un giocatore che vale e che ha importanza. Tra l'altro Pioli oggi in conferenza stampa gli hanno fatto la domanda anche cosa ne pensa di situazione del VAR, ha detto in parole povere che è scandaloso e che bisogna trovare una quadra. Da questo punto di vista bisogna trovare una quadra, perché così non si può andare avanti. Ha parlato anche del mercato, se il Milan tornerà su un attaccante. Ha detto che deve passare di acqua sotto i ponti prima che il Milan pensi a questo, perché adesso abbiamo altri pensieri. Non sono così d'accordo, nel senso che comunque bisogna già pensare dove andare a parare nell'eventualità che dei giocatori non... Però ha ragione, perché ora la concentrazione massima deve essere sulla Champions e sul campionato. Questo è quello che penso io ed è giustamente lo pensa anche Pioli. Detto ciò, vi auguro buona giornata, ragazzi, sempre forza Milan, noi ci sentiamo domani. Yeah!